Ciao a tutti e benvenuti nel canale Nature Project. Da alcuni mesi allevo un esemplare giovanile di un'incredibile specie di tarantola arboricola sudamericana, ovvero Caribena versicolor. Gli stati giovanili presentano una colorazione molto diversa rispetto all'adulto. Si alimentano con prede più piccole e si mantengono in terrari ovviamente più piccoli rispetto agli adulti o ai subadulti. Per questo voglio iniziare una miniserie in cui vi mostrerò un po' alla volta i vari stadi di crescita di questa colorata tarantola e come varieranno il terrario e le prede a seconda della sua dimensione. In questo primo episodio vi mostro da vicino questa giovane tarantola che fra l'altro ha fatto una muta recentemente, infatti potete osservare in basso lo scheletro esterno vecchio che ha perso e che è stato rimpiazzato da uno scheletro esterno più grande, in modo da stare al passo con la crescita dell'animale. Caribena versicolor è una specie di tarantola originaria dell'isola di Martinica, ha abitudini prettamente arboricole, infatti fila un'elaborata tela a imbuto in cui trascorre la maggior parte del suo tempo. Durante gli stadi giovanili presenta una colorazione di un intenso blu elettrico, con evidenti iridescenze metalliche che poi nell'adulto viene persa per lasciare spazio ad una colorazione altrettanto spettacolare. Da questo stadio si nutre di insetti molto piccoli. In allevamento sarebbe consigliato utilizzare delle prede non più grandi della dimensione del cefalotorace del ragno. Io in questo periodo sto usando delle drosophila melanogaster, ovvero dei moscerini della frutta, ma possono essere usati anche giovani grilli o giovani blatte in alternativa. In questa clip vado a fornirgli un moscerino, lo avverte subito e lo afferra velocemente tra i cheliceri in una frazione di secondo. Che predatore incredibile! Essendo piccoli i moscerini, in genere gliene do 3 da mangiare e la nutro 2 volte a settimana circa. Il terrario è costituito da un piccolo contenitore cilindrico alto 5 cm e largo 3. Forse ti sembrerà poco spazio per questo ragno, ma ti posso assicurare che le tarantole preferiscono vivere in posti stretti e umidi, dove rimanere appostati aspettando una preda. Mentre utilizzando un terrario troppo spazioso, non solo non riusciremo a controllare bene l'umidità all'interno, ma andremo anche a stressare l'animale, che si sentirà disorientato in un ambiente per lui inutilmente ampio. Questo contenitore è stato riempito per la metà da fibra di cocco o torba di sfagno inumidita, la quale andrà a costituire il substrato che andrà mantenuto umido, come possiamo notare dal video. Infine vado ad inserire il tappo, che è dotato di piccoli fori per l'aerazione, mantenendo comunque un buon grado di umidità all'interno del terrario. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati, mettete un mi piace e commentate. Ci vediamo al prossimo animale!